questa è arte per te, arte per te. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bellissimo acquarello. Io userò la carta Fabriano 5, 50% cotone. Poi userò gli acquerelli della Prima Color, le due palette sono la Tropical e la Classic, e poi i pennelli della Tintoretto Punta Tonda della serie Martora Kolinsky Siberiana, molto molto buoni. Vi faccio vedere qui il particolare del negozio in cui l'ho acquistato, questo per farvi capire che io uso i materiali che mi inviano le aziende, come in questo caso i pennelli, ma che quando mi piacciono li ricompro con i miei soldini. Qui ho preparato una mascherina a forma di uovo che mi servirà per creare la mia card e l'ho rivestita con dello scotch carta. Ritaglio la carta per come voglio venga il biglietto. Io utilizzo sempre la stecca d'osso per praticare le pieghe, perché è uno strumento che le fa venire molto ben calcate e sottili. Farò una card quadrata 18x18. E adesso ricalco prima col cartoncino, ponendolo al centro, l'ovetto, e adesso spiccicherò la guainetta di scotch carta che avevo creato della stessa forma, in modo da avere una sorta di mascheramento. Con la matita segno l'andamento delle mie frasche. E adesso preparo la tavolozza. Come vi dicevo, uso la Prima Color Classic e la Prima Color Tropicals. Queste palette hanno dei colori molto vividi e molto freschi. In questo caso sto usando proprio la Tropical. Con un pennello a setole lunghissime traccio l'erba. Guardate che setola lunga il pennello, questo permette, grazie alla flessibilità della martora, di tratteggiare un segno continuativo con un buon controllo dell'acqua sulla setola, che viene distribuito uniformemente. Vedete, il segno rimane o tutto chiaro o tutto scuro, a seconda di quanto carica sia la setola. Quindi l'intensità del colore rimane la medesima lungo il tratto. Vi dico queste cose affinché possiate scegliere il pennello più adatto al vostro lavoro con cognizione di causa. Questo a setola lunga è un pennello sintetico bronzo. Adesso passiamo alla martora, che col suo tocco gentile mi permetterà, semplicemente poggiando e rilasciando la setola, di creare delle foglioline. Vedete, io poggio da una parte e tiro su dall'altra e la foglia si dipinge da sola. L'ultimo punto in cui il pennello lascia il foglio sarà la parte appuntita. Prima ho usato un 2, adesso uso un 6 per fare i petali colorati. Vedete, poggio e tiro sul pennello, poggio e tiro sul pennello. Semplicemente così il colore si andrà a distribuire poi con una passatina velocissima della punta. Oppure, se lo volete con due cromie, lasciate la parte più colorata verso la fine del fiore e lasciate più rosa la parte superiore. A seconda della pressione esercitata, i petali verranno più o meno grandi. Adesso con un pennello piccolissimo tratteggerò delle micro foglioline in alcuni rametti più piccoli, un po' per riempire la zona verde della mia ghirlandina.
Ovviamente miscelerò i verdi tra loro per far venire gradazioni un po' diverse le une dalle altre, rimanendo comunque su un sottotono unitario di verde prato. Ora faccio qualche ciuffetto più disordinato e anche più scuro, un po' più in primo piano. E adesso dei piccoli fiorellini creati solo dal puntinato piramidale, quindi parto da una base più larga e rastremo verso l'alto, semplicemente puntinando con un colore leggermente più vivido di quello che ho usato per i fiori principali. Faccio qualche bacca puntinando qua e là e poi unisco il puntino con un tratto d'erba al resto della composizione. Adesso sporco spruzzando gli stessi colori che ho usato per la composizione su tutto il fondo della card, semplicemente battendo sul dorso della mano il pennello. Ad uno riprendo tutti i colori che ho in tavolozza e che ho usato per i miei fiori e li batto così, spruzzando e sporcando, segnando la carta. Questo darà un tono più antico e più romantico al tutto. Adesso con un pennello sporco d'acqua passo sui margini della mascherina in modo che, acquerellando le parti già fissate, si crei una sorta di alone verdastro che faccia sembrare più distaccato l'uovo dal resto del fondo e passo anche tra le frasche. Lascio asciugare e tiro via la mascherina. E voilà, la nostra card è pronta per imprimere il messaggio che più ci piace. Conviene sempre prima provare con una matita e poi scrivere quello che vogliamo. Io qui vi lascio un messaggio di pace. Vi lascio le foto e buona Pasqua.